Diciamo. Sì, io vorrei innanzitutto ringraziare davvero e molto Sicci e la CGIL per questo incontro, per questa doverosa occasione per ricordare un compagno a molti di noi, quelli che siamo qui, e a tanti altri molto caro. E vorrei anzi sottolineare che nelle scorse settimane noi abbiamo avuto la perdita di due compagni cari, quella di Massimo, che ricordiamo oggi, e di Mario Catalano. E fra Massimo e Mario vi sono stati anche tanti rapporti politici e personali. Mario è stato ricordato nella Sala dei Baroni perché è stato anche consigliere comunale a Napoli per lunghi anni, e Massimo lo ricordiamo giustamente qui, nella sua casa, la casa della CGIL e del sindacato. Ed è a tutti e due, credo, che diversi di noi hanno pensato in queste settimane, e a maggior ragione oggi in una sede come questa. Voglio essere, come giusto, molto essenziale, ma la CGIL è stata ed è, questo a me sembra il punto fondamentale anche quando ricordiamo Massimo, un patrimonio di straordinaria importanza per la sinistra italiana. Questo è per me il punto fondamentale. Da sempre è stato un patrimonio di straordinaria importanza per la sinistra italiana. Andando indietro con lo sguardo e con la mente, come Andrea America ha giustamente fatto, perché guai a tenere la testa rivolta indietro, ma guai ancora di più a pensare di guardare all'oggi, al domani, senza riflettere sulla storia che è alle nostre spalle e che è maestra di vita su tanti aspetti. E se per cortesia. Per favore, Esposito. No, non. No, no, Non no, per dicevo in me, generale, no? per cercare di riflettere su Massimo poi assieme. A me, a proposito di questo patrimonio, a me che come altri vengo dal PC, cioè da una delle grandi forze che facevano riferimento alla CGIL, dal punto di vista sindacale, a me ha colpito sempre che il segretario generale della CGIL, non solo un grande sindacalista, ma una delle persone più importanti della sinistra italiana, che meriterebbe, a mio avviso, una valutazione molto più forte di quella grande che pure c'è sempre stata, e cioè Giuseppe Di Vittorio, mi ha sempre colpito come in una drammatica riunione della direzione del Partito Comunista Italiano nel 1956, oltre al giovane Enrico Berlinguer, segretario della Federazione Giovanile, che espresse qualche dubbio, l'unico dirigente che invece si espresse fortemente contro l'invasione sovietica e i carri armati a Budapest, fu non a caso Giuseppe Di Vittorio.
Non a caso, perché era segretario generale della CGIL, mi permetto di aggiungere, non a caso perché era stato bracciante agricolo e operaio, e quindi non solo politicamente e culturalmente, ma vorrei dire perfino socialmente e fisicamente, non sopportava che si potesse sparare o mandare i carri armati contro operai e lavoratori. Questa è la straordinaria forza della CGIL, che di Vittorio l'unico, poi ha avuto anche politicamente un isolamento nei mesi e negli anni successivi per la rilevanza e la forza di questa sua posizione. E questo è un patrimonio importante, e che è patrimonio. Puoi parlare. Scusa, io, a differenza di Andrea, che apprezzo, non tengo un testo scritto, cerco di pensare mentre parlo, e per cortesia, se possiamo ascoltarci, poi l'importanza della autonomia della CGIL e del sindacato. Questo è l'altro punto che io vorrei sottolineare, tema che è stato carissimo a Massa e a tanti, alla stragrande maggioranza dei dirigenti napoletani, campani, nazionali della CGIL, l'autonomia anche in momenti delicati e anche in momenti di polemica aspre, perfino di rottura di volta in volta, o con il Partito Comunista Italiano o con il Partito Socialista Italiano, di conflitto si è sempre cercato di, da parte di tutti responsabilmente, di non superare la soglia che portasse alla rottura, ma momenti di volta in volta di conflitti molto grandi. E per questo, quando il nostro sguardo va dietro, va all'Ama e a Del Turco, a Bruno Trentin, a una straordinaria esperienza di tradizione e di autonomia a livello nazionale e a Napoli. E io sono molto d'accordo con la sottolineatura che ha fatto Ciccio D'Agostino sulla esperienza di Massimo nella Federbracciante, perché oggi sembra perfino singolare, ma la Federbraccianti per tutto un periodo è stata come perfino più della Fiomma in tanta parte del Mezzogiorno e del paese. Grande scuola politica, perfino più dei metalmeccanici e della Fiomma. Basti andare con la mente anche ai segretari generali della Federbraccianti, alla grandissima scuola. Posso dire una cosa personale, perché ho molto apprezzato, io mi sono iscritto ragazzino, giovanissimo, al Partito Comunista Italiano, spinto dalla lettura delle Lettere dal carcere di Antonio Gramsci e dal fatto che, come Di Vittorio non sopportava fisicamente i carri armati a Budapest, io, prima di andare al ginnasio al Garibaldi, ad Afragola, in piazza Santa Maria, andavo all'alba a portare i volantini ai braccianti assieme a Patriciello e ai compagni della Federbraccianti, e non sopportavo fisicamente, sto parlando degli inizi degli anni 60, mica di 100 anni fa, e non sopportavo che i caporali andassero a tastare i muscoli dei nostri braccianti e, in base alla forza dei muscoli, li avviavano o meno al lavoro. E l'esperienza della Federbracciante, prima della riforma del collocamento, è stata una grande e straordinaria esperienza. E Massimo viene da quella storia, da quella esperienza
della Federbraccianti e della scuola di agraria di Rossi Doria, cioè viene da una tradizione sindacale, sociale, civile e poi intellettuale straordinaria, che è stata tanta parte della storia del sindacato, e per questo a me sembra giusto sottolineare questa autonomia, questa forza, questo inizio, che poi in lui si intrecciava con la partecipazione alle lotte giovanili, studentesche, universitarie. Di qui vorrei sottolinearlo la ricchezza della sua formazione sindacale e politica. Federbraccianti e studenti università, così si formavano i quadri, ed era una scuola dura e positiva di formazione di quadri e di gruppi dirigenti. Infine, come a livello nazionale, così a Napoli, da Antonio Lombardi a Cozzolino, a Silvano Ridi, a tanti e tanti punti di riferimento, Peppino Vignola, grandi punti di riferimento, io vorrei dire, e chiudo, sottolineare che Massimo è stato anche molto e innanzitutto, lo dico nel modo più semplice, una bella persona. Dal punto di vista proprio dei rapporti personali, dei rapporti umani. Veniva dalle esperienze, dalla Federbraccianti più semplici, era una persona colta, molto colta. Era un piacere partecipare a discussioni, a confronti e una bella persona. E ha portato con sé sempre un pensiero critico, critico, anche politicamente, a sinistra, perché poi la sinistra che cos'è? La sinistra è radici, poi cambiano. Braccianti, metalmeccanici, i precari di oggi, il lavoro che muta, ma radici. Perché se siamo forti lì dove è il nostro humus, poi possiamo fare tutte le alleanze le più ampie. Ma se siamo deboli a casa nostra, anche le alleanze diventano più difficili da riuscire a portare avanti. E quindi questa vicinanza del mondo del lavoro che è stata essenziale, assieme alla sua passione politica e civile. Che Massimo, ed è l'ultima cosa che voglio dire, davvero ha mantenuto proprio fino agli ultimi momenti della sua vita. Per le vicende generali e anche per il suo legame con la realtà napoletana. Fino all'ultimo. Voleva sapere, sentirsi dentro, partecipare politicamente, culturalmente, idealmente, e anche di questo noi penso dobbiamo essere di grati. Grazie di tutto, Massimo. Grazie.